Se hai avuto una delusione d'amore, io ti consolerò. Io ti consolerò. Ai amano. Ti ringrazio. Sei stato carino ad aver scelto di vedere il mio video. Il mio nome è Ai amano e ho 16 anni. E tu come ti chiami? Ma cos'hai? Mi sembri triste. Ah, capisco, hai avuto una delusione d'amore. No, ti prego, non devi lasciarti scoraggiare. Anche se lei non riesce proprio a capirlo, tu sei una persona speciale e hai un mucchio di qualità meravigliose. Forse non sono la persona giusta, però ti prometto che mi impegnerò al massimo per consolarti e vedrai che ci riuscirò. Oh no, stai veramente male, eh? Sul serio? Senti dal profondo del tuo cuore che hai un disperato bisogno di me. D'accordo, vuol dire che da oggi in poi sarò sempre al tuo fianco. Ah! Ah! Ma che diavolo sta succedendo? Troppo calore. Dal mio televisore è uscita una ragazza! Mm-hmm.
È ancora lì. È vera, non è un sogno. Evviva, è un miracolo! Questa cassetta è un prodigio della tecnologia moderna! Einstein era un incomparabile genio! Hawkins, un incredibile fenomeno! È fantastico! La fortuna non mi ha abbandonato! Ha avuto pietà del povero Iota Moteucci deluso in amore! Questa ragazza deve essere un angelo inviato dal cielo per consolarmi! Ma no, è senz'altro la dea dell'amore in persona! Ha un volto più grazioso di Riho, ha un corpo più perfetto di Rie, ha un animo più dolce e femminile di Noriko. Ah, devo ammettere che è proprio il mio tipo, ha un visetto che innamora. Per non parlare delle sue tette mozzafiato. Eh? Sì, ma come diavolo fa la ragazza protagonista di una videocassetta a uscire dal televisore? E in effetti è da questa mattina che quell'apparecchio non funziona. Non sarà. Eppure... Eh? Accidenti, le sue tette si sono sgonfiate. Brutto idiota! Ti rendi conto che per poco non mi ammazzavi con quel tuo video ferro vecchio scassato? Oh, povera me, sto parlando come un camionista. Non importa. Non riesco a crederci. Deve esserci uno sbaglio. Le dee non possono avere un caratteraccio simile. Penso che sia il caso di presentarci. Sono Ayamano. Una videogirl, piacere di conoscerti. Una videogirl? E tu ti chiameresti Motenai Yoda? Si legge Moteucci Yota. Va bene, Yota. Allora, che cosa vogliamo fare? Certo, tesoro, noi videogirl siamo fatte apposta per accontentare gli uomini, non lo sapevi? Soddisferò i tuoi desideri fino in fondo. Davvero? Eppure era qui, da qualche parte! Dov'è? Che accidenti si fa quando si passa la notte da soli con una ragazza? Dunque, vediamo, innanzitutto bisogna... Tesoro! Che ne diresti di un po' di coccole così, tanto per cominciare? Cosa coccole? Cioè, quello! E tu, quella guida pratica alla prima esperienza prevede che come, dove... Capelli! Senti! Ti chiedo umilmente scusa, sai, sono un po' emozionato, cerca di essere comprensiva con me. Non farmi male, ti prego. Scherzavo, scioccone. Il tuo onore è salvo. Vieni con me, voglio mostrarti una cosa veramente speciale. Ma che sto facendo? Devo essere impazzito. Non vivevo solo per Moenni. Che idiota. Se solo avessi avuto coraggio, Moenni non avrebbe sofferto così. Moenni, perdonami. Perdona. Eh? Un video shop qui. Aspetta! Insomma, vuoi spiegarmi una volta per tutte chi sei? Uffa, te l'ho già detto, sono una video girl. Allora, ragazzo, è il tuo tipo? È da molto tempo che non ho un cliente. Se non sbaglio, tu devi essere il terzo. Ah, non stupirti. Solamente i possessori di un animo puro possono vedere questo negozio. Certamente. Come per esempio chi ha l'animo così puro e così nobile da piangere per gli altri nonostante sia stato lui ad essere indicibilmente ferito. Ma come fa a saperlo? Sono venuta per consolarti dopo la tua delusione amorosa. Te l'avevo già detto nel video, mi sembra. Ah, non è questo quello che volevo sapere. Accidenti, sei curioso e pignolo. Ecco perché non hai successo e accumuli soltanto delusioni. Delusione d'amore. Io sono innamorata di Nimai. Avanti, dillo che sono stato rifiutato. Che non c'è nessuna ragazza che mi voglia. Se invece di essere consolato devo sorbirmi la tua predica, puoi anche andartene di qui. È chiaro, brutta saputella? Vattene, che cosa stai aspettando?
Scusa, io... Ma che ti succede? È colpa tua! Tu e di quel ferro vecchio arrugginito! Pensavo che solo il mio carattere fosse diventato mascolino! E invece mi è anche cresciuto il pisello! Toccami se non ci credi! No, non è possibile! È vero! Tocca! Ehi, ma qui non c'è niente! Bugia! Ah, mi hai fatto prendere uno spavento! Porco! Che scherzo imbecille! Però, quant'è carina! Dai, a me puoi confessarlo. Dimmi la verità, Moteucci. C'è una ragazza in particolare che ti piace? Te lo dico solo se tu mi prometti di fare altrettanto. C'è qualche ragazzo in particolare che ti piace? A me? Sì, uno c'è, ma è irraggiungibile. Ha tantissime ammiratrici intorno. Non ho speranze. E allora che ne dici? Posso rimanere in questa casa a prendermi cura di te? Ma questo è un banchetto degno di un re! Purtroppo mia madre è morta 10 anni fa. Mio padre è sempre all'estero, perciò sono moltissimi anni che non assaggio la cucina casalinga. Buon appetito! Buono, vero? È una vera schifezza e non lo mangerebbe neanche un maiale! Ah, brutto cafone! Sono stata impostata per essere uno chef professionista a 10 stelle! Non capisco. Ma è buonissimo! È disgustoso, cucinerò di nuovo. Niente affatto. Ti sei data tanto da fare per me. Credo di aver scoperto il tuo primo pregio. È circondato da molte ragazze. E io odio le competizioni, perciò sono stata costretta a rassegnarmi. Parla di Takashi. È innamorata di lui. Inoltre, sembra proprio che io come ragazza non gli interessi per niente. Hai capito di che sto parlando, vero? Ecco fatto, Moteucci. È il tuo turno adesso. Sbagli, non devi rassegnarti. Dopotutto non sei sicura di essergli indifferente, no? Ma che faccio? La spingo fra le sue braccia. Devo essere impazzito. Sai, credo di aver scoperto il tuo primo pregio. Che bello! Cos'è quello strano sorrisetto? Scommetto che stai facendo ancora dei progettini su di me, brutto porcellone. Ma che cosa stai dicendo? Sei matta? Non è vero. Coraggio, non è necessario fingere con me, Iota. Ferma! Avanti veloce. Indietro veloce. Fotogramma. Rallentatore! Insomma, hai finito di giocare! Benissimo, e ora stop! Cretino, ma non capisci che se tu schiacciassi lo stop io sparirei per sempre? Cosa? Dici sul serio? Ma che ti è venuto in mente? Così non potrò più usare il mio videoregistratore. Tanto meglio. Meglio un corno! Togli lo scotch. Apri bene le orecchie, quell'apparecchio non si tocca. La mia durata di riproduzione è di un mese, è limitata, capisci? Se tu facessi avanzare velocemente il video, la mia vita si accorcerebbe. Mentre se spegnessi l'interruttore io sparirei, chiaro? Sì, certo. Accidenti, non posso neanche guardare un film. Già, ma puoi sempre guardare la dolce AI, no? Beh, in fondo è vero. Con un terremoto simile non ci sarà certo da annoiarsi.
E poi ha detto che fra un mese sparirà. Così la bella Ai fu costretta a dimorare nella magione della bestia. Quale atroce destino attendeva l'ingenua fanciulla? Eh no, ingenua un corvo. Scusate l'interruzione. Voi due state bene insieme. Bisogna celebrare. Brindate alla vostra salute, ragazzi. Sei gentile, grazie, Nimai. Maledizione, questa non ci voleva. Iota, la ragazza che ti ha fatto perdere la testa non sarà per caso Moemi? Ah? Non devi preoccuparti, è solo uno stupido scherzo di Takashi, non è così, amico? Iota. È molto amara questa bibita, strano. Ah, ma certo, scusate, era solo uno scherzo. L'ho detto perché volevo prenderlo in giro. Uffa, siete sempre i soliti. Vuoi confessarmi quale delle mie compagne ti piace? Non è giusto mantenere il segreto. Dopotutto io ti ho detto che mi piace Nimai. Facciamo il bagnetto! Significa che ti aiuterò a lavarti la schiena. Ma sulle riviste non c'è scritto cosa fare in questi casi. Ma, scusa! Che ti prende adesso? Fai forse il bagno vestito, tu? Oh, si sta spogliando davvero. Non riesco a crederci! Pronto, chi è? Iota, sono io. Ehi, Iota! Pronto? Ciao, Takashi! Volevo parlarti di quello che è successo oggi nel parco. Tesoro, il bagno è pronto! Mi sbaglio? Ho sentito una voce femminile. Iota, dai, sbrigati, vieni a fare basta, il bagno! Basta, insomma, piantala! Che cosa? Piantarla? Ma no, non farci caso, scusa, non stavo parlando con te. Via questi! Adesso ne ho abbastanza, si può sapere che ti è preso, eh? Preso proprio niente. Lo so, scusami ancora, non ce l'avevo con te. C'è il bagnetto che ci aspetta, Iota. Era la voce di una donna. Ehi, amico, non ti sarai portato a casa una ragazza. È Moemi. Finalmente ce l'hai fatta. Portare Moemi a casa mia? Ma che diavolo dici? No, non si tratta di lei. È un'altra, è la protagonista di un video. Una video girl? Di un video? Sì, sì, esatto. Ma ora scusami, ho molto da fare, ti richiamo più tardi. No, aspetta. Bagnetto. Ecco, arrivo. Sembra che certi stimoli siano un po' troppo per il tuo cuoricino. Non è giusto mantenere il segreto. Dopotutto io ti ho detto che mi piace Nimai. Sì, Moemi, me l'hai detto. Mi dispiace deluderti, ma sfortunatamente non sei il mio tipo. Takashi, sei pazzo! Aspetta! Pazienza, allora vorrà dire che mi cercherò un altro. Molto bene, troverò io il tipo giusto per te. Grazie. Aspetta, Moemi! D'accordo, però non penso che la tua sia una vera delusione d'amore. Ma scusa, Moemi è innamorata di Takashi. È vero. Ma se non sbaglio, lei non ti ha detto che non le piaci. Quindi hai delle possibilità. Ne sei certa? Sicuro! Allora è deciso. Il mio obiettivo sarà fare di te un ragazzo bravo e irresistibile che saprà affascinare Moemi. Bene, così la mia presenza al tuo fianco avrà un valore. Spero che tu abbia ragione. Quando mi metto in testa una cosa, nessuno mi resiste. Sei davvero incredibile. E ora che abbiamo deciso, ti laverò la schiena. No! Lasciami! Ti ha
avevo detto che sono uscita dal video per consolarti con tutte le mie forze. Grazie, ne faccio a meno. Non mi sfuggirai. Lasciati andare. Che gioia essere a contatto con il suo sederino. Ma che figura, che vergogna. Storie. Piano! Sei proprio fortunato, Yoda! Gentilezza! Ma sono giusto! Giri. Ma che tocchi? Visto che devo lavarti, facciamolo fino in fondo! No, ma non c'è bisogno di toccarmi lì! Se continui a dire di no, significa che ti piace! Ti prego! Sono a pezzi. Mi sembra di essere salito sulle montagne russe. Però devo riconoscere che ha fatto del suo meglio e non posso certo lamentarmi. No... Ehi, perché non vai a dormire nella stanza degli ospiti? Buonanotte. Giusto mantenere il segreto. Dopotutto io ti ho detto che mi piace Nimai. Mi dispiace deluderti, ma sfortunatamente non sei il mio tipo. Tenere il segreto. Dopotutto io ti ho detto che mi piace Nima. Io non ho più speranze. Perché Moemi? Reagisci, Yota. Su, coraggio. Fatti forza. Io ho fiducia in te. In quel momento... per la prima volta iniziò a dispiacermi veramente che quella travolgente ragazza avesse una durata di riproduzione limitata.
Guardate, è davvero incredibile, ragazzi. Yoda si è portato una donna a scuola. Si può sapere perché mi hai seguito fino a qui? Se non sbaglio, ti avevo promesso che sarei sempre rimasta al tuo fianco, no? E così ho pensato, è giusto. Devo impegnarmi e fare in modo di attirare la sua attenzione. Ah? Tu sei un vero amico su cui si può sempre contare. Che incontro ravvicinato. Ciao, Yoda. Che ci fai con le mie mutandine in mano? A volte penso che avrei fatto molto meglio ad innamorarmi di Moteucci, non credi? Non temere, noi videogirl non siamo fatte per innamorarci di qualcuno in particolare. Eppure. Prossimo episodio, il regalo. Il periodo Jump Cretaceo, il mistero di Ai Amano. Buongiorno a tutti, signore e signori, vi do il benvenuto nel mio studio. Oggi osserveremo le abitudini delle ragazzine animate nella seconda metà del XX secolo del periodo Jump Cretaceo e vi presenterò un personaggio essenziale alla ricerca. Eccolo qui! Il suo nome scientifico è Video Aisaurus. L'apparizione dell'Aisaurus costituì, nell'ambito del periodo Jump Cretaceo, un evento traumatico. Osserviamo le sue caratteristiche fisiche. In primo luogo, le mani di Ai, che posseggono una forza pari a quella di 50 elefanti africani. Osserviamo ora i suoi piedi, in grado di frantumare anche il cemento spesso 10 metri. Il suo stomaco secerne sostanze acide concentrate in grado di liquefare qualunque materiale. Le sue orecchie sono in grado di distinguere il rumore della caduta di uno spillo a 1000 metri di distanza, mentre i suoi occhi vedono persino attraverso le pareti della cassaforte di una banca. Bene. Questo è tutto. Non c'è alcun dubbio che l'Aisaurus rappresenta la più possente ragazzina mostro di questo secolo, quindi... Hai finito di dire scemenze! Oh, ho finito! Oh. Ciao ciao! Ciao, come va? Ma che cos'hai? Mi sembri piuttosto triste. Oh, hai avuto una delusione d'amore. Ti prego, non devi lasciarti scoraggiare. Probabilmente io sono la persona giusta. Però ti prometto fin d'ora che mi impegnerò al massimo per consolarti. Oh, dici sul serio? Senti dal profondo del cuore che hai un disperato bisogno di me. D'accordo, vuol dire che d'ora in poi sarò sempre al tuo fianco. D'ora in poi sarò sempre al tuo fianco. Era un sogno. Thank you.
Il regalo. Allora non era un sogno, le videogare esistono davvero. E una sta vivendo in casa mia. Ah, però niente male questa zuppa. Se ripenso a quanto era schifosa la cena di ieri sera. Eh? Yota? Ai? No, no, basta. Io sono profondamente innamorato di Moemi. Perciò prima mi toglierò quella videogare dalla testa, meglio sarà. Ti prende, sei impazzita! Guarda quanto si è rimpicciolito il mio seno, che cosa intendi fare al riguardo? Maledetto idiota, era la parte del mio corpo che preferivo e voglio che torni esattamente com'era, d'accordo? Parlo e mi comporto come uno scaricatore, mi si restringe il seno ed è tutta colpa tua. Sei tu che l'hai riprodotto con quell'apparecchio arrugginito, quel videoregistratore da 4 soldi. Restituiscimi il seno, sarà peggio per te. Sono stata chiara? Sì, sì, va bene, ho capito. Ma vestiti adesso, non ti vergogni. Tanto non mi consumo se mi guardi. E poi più di così il mio seno non si può consumare, o sbaglio? E non prendermi in giro, maniaco! Evviva, mi sento meglio. È proprio vero, il mio cuore appartiene solo a Moemi. Ah. Non è giusto mantenere il segreto. Dopotutto io ti ho detto che mi piace Nimai. Mi dispiace deluderti, ma sfortunatamente non sei il mio tipo. Maledizione. Se in quel momento fossi stato più deciso, non avrei fatto soffrire la povera Moemi. Che c'è? Mi domando con quale stato d'animo Moemi incontrerà Takashi oggi. Ieri mattina mi sembrava piuttosto depressa. Bravo, continua a preoccuparti per gli altri. Dovrebbero dichiararti specie protetta, patrimonio nazionale. Ma devo riconoscere che questo è anche un tuo pregio. Ai, era stranamente gentile. Spero non ce l'abbia ancora con me per lo sgonfiamento del seno. Anche Takashi soffrirà le pene dell'inferno e forse proverà un po' di rimorso. Con che faccia affronterò quei due? Ah, sarà tristissimo. Buongiorno, Yota. Ma ti senti bene? Sì, perché? Ah, a proposito, ieri mi sono dimenticato di dirtelo al telefono. Anche se Moemi... Anche se quella ragazzina ha detto che le piacevo e stupidaggini simili, non devi assolutamente preoccuparti, amico mio. Cosa? Stupidaggini? Ma... Niente paura, sai che puoi sempre contare sul mio aiuto, quindi sta tranquillo, d'accordo? Bene, Yota, allora è questo il famoso Takashi. Ai, cosa fai qui? Sorpresina! Guardate, è davvero incredibile, ragazzi! Yota si è portato una donna a scuola! Chi? Yota senza donne? C'è uno sbaglio? Questa ragazza è... È mia sorella! Ah, ci pareva! Ehi, statemi a sentire! Ragazzi, ascoltatemi! Si può sapere perché mi hai seguito fino a qui? Se non sbaglio, ti avevo promesso che sarei sempre stata al tuo fianco e che ti avrei fatto diventare un ragazzo bravo e irresistibile che avrebbe senz'altro affascinato Moemi. Perciò mi sembra il caso che io conosca questa ragazza. Io invece non penso che sia il momento più adatto. Finiresti solo per complicare la situazione, credimi. Ridammi le tette. Ah, non ti è passata, vedo. Ho le tette o la scuola? La scuola? Cerca almeno di non farti notare troppo, se ti riesce. Ti prego. Ok. Moemi! Accidenti, e adesso che faccio? Che faccio? Che faccio? Buongiorno, Moteuchi. Buongiorno, Moemi.
Su, andiamo. Sta iniziando la lezione. Un attimo. Eh? Ti confesso che ieri sera ho pianto. Non so se Nimai scherzasse o dicesse sul serio, ma per me è stato un vero shock. Ma poi ho riflettuto su quello che mi avevi detto. Che lui non si è innamorato di me, io ancora non lo so con sicurezza, giusto? Quindi ho pensato, proprio così, devo impegnarmi e fare in modo di attirare tutta la sua attenzione. Sì, certo. Giuro che ce la metterò tutta. Ma tu mi aiuterai, Moteuchi? Sì, lascia fare a me. Ti ringrazio. Tu sei un vero amico sul quale si può sempre contare. No! Oh! Caspita! Che bella coppia di respingenti! Scusa, qualche volta la mia sorellina è davvero una peste. Ma no, non importa. Io devo andare, ciao. Hasta la vista! Ma cosa diavolo hai in quella zucca? Il vuoto assoluto! Sei un vero amico sul quale si può sempre contare. Ma che carina! E così l'hai sentita? Sono un grandissimo idiota. Getto la ragazza che mi piace fra le braccia di un altro. Dimmi se si può essere più deficienti. A te piacciono quelle con un bel paio di meloni davanti, vero? Eh? Ma che c'entra questo adesso? Sei proprio uno stupido bambinone, Iota. Però a me piacciono molto gli stupidi bambinoni come te. Visto che la tua Moemi non ti ha rifiutato, direi che ci sono ancora delle speranze per te, Casanova. Uffa, mi sono tagliata ancora. Ma non mi arrendo, voglio preparare una cena fantastica. Perfetto! Ecco fatto!
fatto, è bastato solo impegnarsi un po'. È stupendo, la mia cucina migliora talmente ogni giorno che passa che quasi non riesco a crederci. Già immagino il faccione soddisfatto di Yota. Sono qui! Bentornato, ti stavo aspettando, sicuramente avrai... Scusa l'intrusione. Accomodati. Sono così felice! Moemi si è offerta di preparare lei la cena. Ultimamente tuo fratello mi ha aiutato a risolvere alcuni problemi personali e io ho pensato di ricambiare il favore con... Ma che cos'è questo profumino delizioso? È vero, fa venire l'acquolina in bocca. Deve trattarsi sicuramente della cena dei vicini. Scusate, la cucina è in disordine, ma se aspettate qualche minuto prometto che metterò tutto a posto. D'accordo, allora ti do una mano. Ma non dirlo neanche per scherzo, aspettate nella stanza di Yota. Toglimi una curiosità, non avrai già cucinato, spero. Ma no, ma cosa ti salta in mente? Forza, al lavoro, al lavoro! Strano, perché tutta questa fretta? La foto! Moemi! Cosa c'è? Meno male! Aspetta un minuto, eh? Sì. Prego! Permesso? Non avrei mai pensato che Yota sarebbe tornato a casa con Moemi. Pazienza. Oh, che bella! È questa la tua stanza? Moemi, la ragazza dei miei sogni è qui, in camera mia! Questo giorno è finalmente arrivato. Sono in paradiso! Siediti pure sul letto, eh? Ah, grazie. Ha posato il suo sederino sulle lenzuola. Complimenti, la tua stanza è molto confortevole. Come vorrei essere il mio letto. Hai lasciato di nuovo in giro le sue mutandine! Che incontro ravvicinato! Ciao, Yota! Scusa, cosa stai facendo con le mie mutandine in mano? Ai! Perché sei qui? Sono venuta a dirvi che ho riordinato la cucina. E adesso è tutta tua! Grazie. Finalmente gusterò una cena preparata da Moemi. È proprio vero. Una ragazza che cucina vista di spalle è così affascinante. È bastato che si mettesse ai fornelli perché questa stanza spenta riprendesse vita. Non so come sia venuto, ma mangiate prima che si raffreddi. Non fate complimenti. Sembra buonissimo. Non riesco a credere ai miei occhi. Prima volta che mangio qualcosa di così buono! Che esagerato! No, è davvero ottimo, Moemi. Devi assolutamente darmi la ricetta. Se vuoi, ti insegno a prepararlo. È semplicissimo. Quanto vorrei che questa sensazione di felicità durasse in eterno! Ma guardalo che espressione da ebete! Si comporta come se avesse toccato il cielo con un dito. E pensare che la mia cenetta finirà nella spazzatura... Buonissimo! Ma perché ti vuoi disturbare? Ti prego, lasciami fare almeno il caffè. Per carità, non preoccuparti, ci metterò soltanto un minuto. Resta pure seduta. Bene, è ora che torni a casa.
Certo, di sicuro Ai sarà felice di accompagnarti. Eh? Vorrei tanto accompagnarla io, però ho mangiato troppo, non riesco a muovermi. D'accordo, ho capito. Hai un abito davvero curioso, sai? Ah, questo. È un costume che mi sono fatta confezionare per il Comic Market. Sul serio? No, ma Iota mi ha detto di rispondere così se qualcuno me lo avesse chiesto. No, cioè, piuttosto si può sapere dove ha incontrato mio fratello oggi? Davanti a un negozio. Era paonazzo e completamente terrorizzato. Così io mi sono offerta di aiutarlo a fare acquisti. È vergognoso. Quel tontolone non è nemmeno capace di fare spese da solo. Io l'ho sempre detto che è una frana in tutto. Invece penso che ti sbagli. Lui ti vuole bene e credo che sia un ottimo fratello maggiore. Ma sarà. Ed è sempre disposto ad ascoltare i miei problemi. Anche oggi hai chiesto i suoi consigli? No, oggi no. Ho voluto ricambiare la sua cortesia. Quando gli espongo i miei problemi, lui sembra prenderli così seriamente. Trovo che sia un ragazzo incredibilmente gentile. Oh. Sai, qualche volta penso che forse avrei fatto molto meglio a innamorarmi di lui. Non credi anche tu? Ho passato tante ore in cucina per nulla. Certo che noi videogirl facciamo una vita incredibilmente ingrata. E lui invece non fa che pensare a quella ragazza. Muoimi di qua, muoimi di là. Uffa! Ah, adesso basta però, mi sono veramente stufata. Ciao, sei già tornata? Che vuol dire già? Perché hai qualcosa in contrario? Bene, ecco fatto. Ma come? Scusa, tu avevi capito tutto? Per la verità speravo di finire di mangiare e pulire i piatti mentre tu eri fuori. Non li hai nascosti troppo bene, questo lo devi ammettere. E poi è bastato guardarti le dita. Sai, ho dovuto ricredermi sulla tua cucina. Ah, a proposito... In quella borsa c'è qualcosina per te. L'ho visto questa mattina in un negozio del centro e ho pensato di regalartelo per ringraziarti di tutto quello che fai per me. È una sciocchezza. Forse è un po' troppo vistoso, però spero sinceramente che ti piaccia lo stesso. Ma che fai? Mi stai soffocando! Se ti comporti così, finirò per innamorarmi di te. Non dire sciocchezze. Sai che il mio cuore appartiene soltanto a Moe. Sta tranquillo, Iota. Non devi preoccuparti per questo. Noi videogirl non siamo fatte per innamorarci di qualcuno in particolare. Ah, meno male. Ma allora... Perché? Perché il mio cuore soffre così tanto?
Good morning, Mr. Yota. Allora, come sto? Bene! Anzi, benissimo! Evviva! Eh? Eh? Ciao! Sei sola? Sì! Io invece sto con Yota. Eh? Eh? Ah, capisco! Allora è per questo che ti chiamano senza donne! Ma quella è Moemi! Maledizione! Sei stata tu a insistere che uscissimo insieme oggi! Sei veramente stupida! Ma quello che è peggio è che io lo sono ancora di più! Prossimo episodio, la celebrazione del primo appuntamento indossando l'abito che mi ha regalato Yota. Tutti i personaggi dei cartoni animati parlano sempre senza accento? Per rispondere a questa domanda, ecco a voi... Io sono la videogirl del Rolinga! Varemengo, Yota! Kufu! Ma che minchiata piglia, pazza sei! Beggia madre! Ho perso completamente i tete e la colpa se la tua, cosa che vuole fare? Peggeretto! Tasi, fio d'un can! Xerano la parte del mio corpo che mi piace di più e le voce esattamente come Xerano! Ma da peggiotta! Ciacolo e mi muovo come un gondolier di San Marco, non do più i tete! E se colpa tua, impiastro! Perché tu mi hai riprodotto con quello scassone da quattro pesi! Rida a me, tete, o te copo con sto televisore! Dica, capito, Beco? Sì, figlia mia, capito, ma fatta com'era adesso, svergognata! O tu lo sai come si dice, amore e tosse non si nascondono. Che quel bischerone abbia perso la ragione per me, ancora un lo so con sicurezza, giusto? Quindi mi son detto, oh cittina, l'è proprio così, mo da impegnà a fare in modo di scoterlo tutto, povero. Bene dicesti. Miezzaca! Brava picciotta, è la prima volta che mangio una delizia simile. Che esagerato. No, se è vero, Moemi, un cincin in piccante masira, niente mal. Se vuoi ti insegno a prepararlo, l'è roba da 2 minuti. Oh, povera me, la mia casa m'aspetta. Ai, sarà felice d'accompagnarti. E io boccerei a casa figliola, però... c'ho po' mangiare, non mi muovo. Va bene, ho capito. E ziandio! Bene ti senti? Sì, messere. Per l'appunto, non rimembrai di notificartelo all'apparecchio telefonico, sebbene Moemi... Sebbene ecco della pulsella, dicette che godevo dei suoi favori e con simili bagianate, non curartene, son folle. Ma... che dialetto è del continente? Allora, sbarbati, non trovate che sia molto ghignoso? Dal prossimo episodio inseriremo su una pista audio separata anche la versione dialettale, quindi seguiteci, mi raccomando. Torna qui e non dire scemenze! Basta distrarsi un ciao, attimo e se ne approfitta. Cala la tela. La giornata è perfetta. La 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 la. Il videoregistratore è molto caldo. Speriamo che non si sia rotto qualcosa. Ta-da! Strano, questo apparecchio è... Good morning, Mr. Yota. Dimmi la verità, come sto col vestito che mi hai regalato? Bene, anzi... benissimo! Forza, andiamo! Andare dove? Seguimi e lo saprai. Ma puoi spiegarmi almeno... Dopo, dopo.
la celebrazione del primo appuntamento indossando l'abito che mi ha regalato Iota. Come? Che cosa hai detto? Uffa, che voglio celebrare il nostro primo appuntamento indossando il vestito che mi hai regalato, è chiaro? Scusa un momento, non capisco perché dovrei uscire con te proprio di domenica. Potresti dedicarmi almeno un giorno, no? Ah sì, ma perché? Ah, grazie, come non detto. Accidenti, io non so mai cosa le passa per la testa. Aspettami! Due ridotti per studenti. Vieni, entriamo. Ci ho ripensato, perché non lasciamo perdere il cinema? Bisogna restare seduti in silenzio, sai che noia. Bene, grazie per avermelo fatto notare dopo che ho comprato i biglietti. Ragiona, io sono una videogirl. Pensi veramente che una come me si possa divertire guardando un film? Beh, forse no. Ma adesso che ne faccio di questi? Me li ridai tu i soldi dei biglietti? Lascia che ti insegni una cosa. E cioè? Quando si dà un appuntamento ad una ragazza, la si porta dove lei vuole andare, scoprendo dov'è con disinvoltura. E questo è il compito del ragazzo, hai capito? Si può sapere perché dovrei permetterti di farmi la predica in una situazione come questa? Perché te la meriti. Va bene, d'accordo. Allora dimmi dove vuoi andare, incontentabile. Bello Strike, complimenti nonnino. Però sta attento, se continui a piegarti così rischi di beccarti il colpo della strega. Piantala di fare il tifo per gli altri, attira quella palla. Uffa, ti accontento subito, rompiscatole. Sono pronta, guarda e stupisci. Come ti permetti, porco? Andiamo. Brutta deficiente! Questo non sarebbe successo se ti concentrassi e non avessi le mani di pasta fralla! Non te la prendere! Su, coraggio, tocca a te adesso! Tirare è facile, lo saprebbe fare anche un bambino. Basta avere occhio. Forza e sopporta. È solo un po' di febbre. E oggi è un giorno molto speciale. Vendetta! Maledetto assassino! L'avevo detto che era meglio lasciar perdere il bowling. Ehi, ma non mi rispondi. Ma dove si sarà cacciata adesso quella matta? Che diavolo stai facendo? Shh, sta zitto e non disturbarmi, questo è un momento molto delicato. Vai, continua così. Prova! Evviva! Cento yen. Ma cosa te ne fai di tutte queste bamboline? Guarda questo cappa. Non è carino? Più che carino, io direi che è caro. Ho il portafoglio vuoto, lo sai. Grazie al tuo maledetto giochino non mi sono rimasti neanche i soldi per poter tornare a casa in treno. Accidenti! È nervoso, signor Moteucci? È per questo che la chiamano tutti senza donne?
Stammi a sentire, lo vuoi capire sì o no che non abbiamo i soldi per tornare a casa in treno, eh? Quante storie, adesso ci penso io. Venite, signore e signori, vendo bambole. Tutte carine le mie bamboline, prezzi stracciati, eh? Solo 500 yen. Sì, avete sentito bene, solo 500 yen. E a tutti quelli che mi batteranno a morra, la graziosa AI farà omaggio di un dolcissimo bacione. Forza, signori! Smettila, non mi sembra il caso di... Sono io il primo. E se riesco a batterti, voglio un bacione coi fiocchi, d'accordo? Ecco a lei. Paci paci punch! Grazie, arrivederci. Oh, maledizione, ho perso. Sono io il prossimo. No, tocca eccoti a me. 500 yen. No, voglio fatti io un bel bacione da te. Non farti pregare, dai. Per favore. Junkenpon! 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 Non riesco a crederci, li hai battuti tutti! È stato semplicissimo, non era difficile indovinare cosa stessero per tirare. Io so leggere molto bene nel cuore degli uomini. Ah, a proposito, questa bambolina l'ho messa da parte, è per te. Un piccolo ringraziamento per avermi regalato il vestito. Tieni. Ehi, ma... Dai, accettala senza fare tante storie, è solo un pensierino da parte mia. Che c'è? Qualcosa non va? Improvvisamente mi è venuta sete. Per forza ti stanchi, sei sempre in movimento. Non sono così gracilina come credi. A. B, C, D, E. Ma che stai dicendo? E adesso che faccio? Proprio oggi che sono riuscita finalmente a rimanere sola con Yota. A, F, G, H, L e così via. Ehi, che ti prende? C'è qualcuno in strada? No, proprio nessuno. Ma quella è Moemi. Scusa, ma non dovevi fare da intermediaria fra me e quella ragazza? Perché mentire? Perché... vedi io... Allora, vuoi deciderti a rispondermi? Questi sono tuoi. Su, corri lì dietro. Come? Che cosa vuoi dire? Inseguila, raggiungila, saltale addosso. Dopotutto sei un uomo, no? Conquistala. Ma cosa pretendi che faccia? Io non... Mi raccomando, fatti onore. Io intanto torno a casa. No, aspetta.
Ehi, come va? Tutto bene? Ma questa è neve. È la prima volta che la vedo. Il bruciore sta passando. Sono da sola con Yota, non posso stare male. Mi soffochi, sta attenta. Che c'è? Ti stai sentendo male, forse? Scherzetto. Per una volta volevo provare l'emozione di girare la città facendomi portare sulle spalle. Ho scherzato, io sto benissimo. Yota. Imbecille. Io ero seriamente preoccupato per te. Me ne vado al cinema da solo e tu va all'inferno. Aspetta! No. Aspettami, Yota. Cretina, ma chi si crede di essere? Che razza di scherzo idiota. Ma dove diavolo è questo cinema? Yota! Ehi, ciao Takashi. Ciao, che ci fai da queste parti? Ma allora stavi aspettando che arrivasse Moemi. Complimenti, ce l'hai fatta, eh? Come? Non è così? Ehi! Ho bisogno del tuo aiuto. Niente domande! Calmati, Yota. Lasciami, ho capito. Vengo. Scusa, si tratta di una storia romantica, non è vero? Per la verità non vado pazzo per questo genere di film. È gratis, quindi non rompermi le scatole. Si può sapere perché sei così arrabbiato? Non importa. Signore e signori, proietteremo adesso Storie di un amore. La direzione vi augura una buona visione. Sì, prego. Nimai. Ciao. Sei sola? Sì. Io invece sto con Yota. Ciao. Aspetta, lì stai scomoda. Perché non ti siedi in mezzo a noi, eh? Ma no, non importa. Qui sto benissimo. No, insisto. E io che volevo celebrare il mio primo appuntamento indossando il vestito che mi ha regalato Yota. Ciao, bella. Beviamo qualcosa insieme? Dai, divertiamoci. Su, apri la mano. La mano? Tieni. Offri da bere a un'altra ragazza. Bye bye. What does the love mean? Do I have to say it? Yes. If you don't help me, I won't be able to dream anymore. To love is to never look back. Oh, Max, I love you. Joanne, why did you come back? Don't ask me anything. It's over. Ecco, lo sapevo. Moemi ha occhi solamente per Takashi. Don't worry. I will never regret anything. Vado al bagno. Sì, prego. Joanne!
Sei veramente un idiota, Takashi. Perché non cerchi di capire i sentimenti di quella povera ragazza? Perché fai soffrire così Moemi? Ah, ci risiamo un'altra volta. Ai! Questo maledetto apparecchio non va, bisognerà cambiare. Ma allora! Grazie, arrivederci. Maledizione! Perché? Perché me l'hai tenuto nascosto? Stavi male e hai fatto finta di niente. Che stupida. Mi scusi! È stata tua a insistere perché uscissimo insieme oggi. Dovevamo andare al cinema, perché hai cambiato programma? Sei veramente stupida, Ai. Ma quello che è peggio è che io lo sono più di te. È incredibile. Mi ha aspettato. Mi ha aspettato. Ah, brutta imbrogliona che non sei altro. Cosa? Ancora tu? Porco! Vieni, andiamo via. Che stupido. Perché dovrebbe essere rimasta qui ad aspettarmi? Ehi! La smetti di dar fastidio alle ragazze? Dove sei? Sono qui. Ciao, Ai. Grazie alla neve mi sono raffreddata e fortunatamente la febbre è diminuita. Prendi! Ora ti sistemo io! Ti prendo! Fermati! Non ci riesci! Tutto a posto? Sì, sto benissimo. Ma che dici? Hai il vestito fradicio. È una sensazione meravigliosa, sai? Sfilati almeno la giacca, dammi retta. Non voglio. Ti prenderai una polmonite. Ma che? Toglila. No. Su, obbedisci. No! Ma sei impazzita? Se ho tenuto addosso questo vestito per tutto il giorno, c'è una ragione speciale. Eh? Certo, voleva celebrare il vostro primo appuntamento indossando il vestito che gli avevi regalato tu. Ah, sul serio? E va bene, mi arrendo per questa volta. Grazie. Andiamo. Thank you.
Sei un mostro. Nimai, io ti amo, non lo capisci? Accidenti. Non sarò diventata gelosa? Yota. Pronto? Pronto, Moteuchi. È Moemi. Come? Consigli? Riguardo cosa? Ti sei fatta consigliare da Yota? Non gridare, ti prego. Non capisco, sei tu a gettare la lenza eppure viene a farsi catturare da me. Per quale ragione? Ah, non farci caso, è naturale. Del resto io lo sapevo fin dall'inizio. Ma è assurdo, come fai a non prendertela? Per cosa? Io ti amo! Ti amo, Moemi! Prossimo episodio, la dichiarazione. Signore e signori, ai amano in passerella! Iniziamo con le quattro stagioni di Ai. Ai in primavera. Che ne pensi, Nimai? Non mi piacciono le crepe, sono troppo dolci. Ai in estate. Da bambino mi dicevano che se avessi giocato coi fiammiferi mi sarei fatto la pipì addosso. Ai in autunno. C'è una puzza disgustosa in autunno, soprattutto sotto gli alberi di ginkgo, hai presente? E infine ai in inverno. Ma Babbo Natale non era un uomo. Insomma, smettila. Possibile che non riesci a fare un commento decente? A me non interessano le donne. E passiamo ora ad una serie di fantasie. Ai nel Far West. Yuhuu! Ai in Cina. Ai nelle Hawaii. Oh. Ai a Monaco. Wow! Ai nell'anime stadio. Al lavoro, poltroni. E adesso finalmente l'attesissimo nudo integrale di Ai. Titolo Pollicina Ai. Come? È troppo piccola? Non si vede, eh? Va bene, ho capito. Allora proviamo così. Titolo Gigante Ai. Cosa? Questa volta è troppo grande. Ma non vi va mai bene niente. Va bene, ho capito. Ve la darò in grandezza naturale. Allora, che ve ne pare? Oh. Ci scusiamo per lo spettacolo sgradevole. Fine. Na na na. Na na na. Che delizia! Ehi, Yota! Squilla il telefono! Vado! Sarà la solita chiamata al Centro Nazionale Assistenza di Moemi. Fatti gli affari tuoi! Pronto? Casa Moteuchi. Ciao, sono Moemi Hayakawa. Scusa, so che è piuttosto tardi. Moteuchi, io volevo dirti... Una sciarpa fatta a mano. Pronto, Moteuchi? Mi hai sentito? Sì, certo, scusa. Mi sembra un'ottima idea. È un regalo perfetto per un compleanno. A Takashi piacerà sicuramente. Ne sei sicuro? Gli piacerà? Ma sì, non preoccuparti. Conosco bene Takashi. Ne sarà entusiasta, vedrai. Super ventosa!
Che seno morbido! Mi sembra un regalo perfetto, ma sentilo! No! Pronto, Moteucci? Pronto? Che cosa c'è? Niente, ho inciampato! Sulle mie tette! La dichiarazione. Ciao, Moemi. Ah. Ciao, Moteucci. Che cosa aspetti? Perché non gli dai il tuo regalo? Ah, bene. Takashi è popolare come al solito. Io credo che sia meglio lasciar perdere. Come? E perché? Perché si vede chiaramente che è fatta male. Quanto tempo hai impiegato per quella sciarpa? Più o meno un mese. Allora dagliela, coraggio. Che sciocca. Forse avrei dovuto comprarla in un negozio. Vuoi che ci andiamo insieme? Adesso. Scusa, a cosa tieni di più? Alla lezione o al regalo? Cosa posso preparare per cena? Questa sera vorrei cucinare qualcosa di veramente speciale per quel golosone di Yota. Già, una graziosa ragazza che aspetta il ritorno del suo uomo preparando la cena. Sono diventata una perfetta donna di casa. Perché? Ti ringrazio. Per fortuna c'eri tu. Dici sul serio? Sì, naturalmente. Dopotutto, sei il miglior amico di Nimai. Dimmi, secondo te che cosa gli farebbe piacere ricevere per il compleanno? Che ti succede? Niente, non preoccuparti. Moteucci!
Moteucci, aspettami! Ehi, signor poliziotto! Che c'è? Quei due studenti laggiù non dovrebbero essere a scuola a quest'ora invece che a passeggio? Ehi, voi due! Maledizione! Ragazzi, di quale scuola siete? Del liceo Kanai. Scappa, Moemi! Fermi, tornate indietro! Se vuoi la cena, preparatela da solo, antipatico! Accidenti, non sarò diventata gelosa. Breaking a mirror can bring you 7 years of bad luck. When you break a mirror, take it outside and bury it. Then nothing weird will happen. Never walk under a ladder. Can be tremendously dangerous. Che carino! Quanto vorrei essere un orso di peluche. Guarda, Moteucci, non trovi anche tu che sia veramente adorabile? Sì, sì, certo. Vero? Quanto è tenero, è un amore. Le ho dato un bacio indirettamente. Però non fa al caso mio. Non è il tipo di regalo che piacerebbe a Nimai. A Takashi? No, non credo. Eppure è talmente carino. Mai quanto te. Sei soddisfatta ora, scema? Quei due stavano benissimo insieme, scema! E tu invece hai voluto fare la gelosa, scema! Le videogirl non possono e non devono innamorarsi di qualcuno in particolare, scema! Ma chi è stato? Ancora qui? Tu piuttosto, di quale scuola sei? Ciao! Ferma, ragazzina! Torna qui! Rallenta! Fermati! E così alla fine non siamo riusciti a trovare nulla. Io credo che la tua sciarpa vada benissimo. Speriamo. A proposito, Moteucci, ti sei dichiarato? Io? Ma che dici? Non devi preoccuparti, sei un ragazzo eccezionale. Se lei ti rifiutasse, dimostrerebbe solo che non ha capito niente di te. No, a me va bene così. Niente affatto. Se continui a insistere che io mi dichiari con Nimai, tu dovresti fare altrettanto con la ragazza di cui sei innamorato, non credi? Forse dovrei dargliela con disinvoltura. Perché non facciamo una prova? Una prova? Ecco, Nimai, questo è il mio regalo per il tuo compleanno. Accettalo, ti prego. Oh, sembra così facile. Probabilmente perché adesso ci sei tu al suo posto. Bene, è arrivato il tuo turno, Moteucci. Immagina che io sia la ragazza di cui sei innamorato. Non ci riesco. Non importa. Davvero? Che peccato. Beh, forse facciamo in tempo per la sesta ora. Vieni. Ma quel poliziotto è veramente ostinato. Yota. Cora.
Questa è soltanto una prova. Su, sbrigati, dai. È solamente una prova. Che c'è, Moteuchi? Che ti succede? Ti amo! Io ti amo! Ti amo, Moemi! Bravissimo, così è perfetto. Ma... Però avresti dovuto dire il nome della ragazza che ti piace, non il mio. Sai, per un istante mi hai fatto prendere un colpo. Scusa, Moemi. Grazie. Mi sento molto più sicura di me adesso. Oh, sta per iniziare la sesta ora. Dai, torniamo a scuola. Povero Iota. Credo che, dopo tutto, gli preparerò la cena. Domani c'è il compito in classe, eh? Ehi, aspetta! Ti muovi! Ti amo! Che cosa? Non dirmi che... Quella dichiarazione non era valida. Si trattava solamente di una prova. Una prova? Sta giù! Buongiorno, Moemi. Per caso hai visto Iota? No. È molto strano. Eppure gli avevo chiesto di venire nel cortile sul retro. Aspetta! Scusalo, Moteuchi lo ha fatto per me. Eh? Questo è... Ti auguro buon compleanno. Grazie. Ma io non accetto mai regali di compleanno. Lo faccio per una questione di principio. Non ho accettato nessun regalo neanche quest'anno. Sì, ma fa un'eccezione per il mio. Ti prego. Questa mattina avete saltato la scuola. Parlo di te e di Iota. Spero che andiate d'accordo. Non è così. Non è così? Che cosa? Ti sbagli. Moteuchi mi dà solamente dei consigli per risolvere i miei problemi. E questa mattina è venuto con me per aiutarmi a scegliere il tuo regalo. Come hai detto? Ti dà dei consigli? Che tipo di consigli? Avanti. Rispondi. Riguardo a che cosa ti sei fatta consigliare da Iota? Non gridare, ti prego. Sei un mostro, Nimai. Io ti amo, non lo capisci? Povero Iota. Non importa, scusa, Nimei. Dimentica quello che ho detto. Aspetta. Lascia che ci rifletta un po'. Che vuoi dire? Se poi sarò respinta, preferisco non farmi illusioni. Stasera ti telefonerò. Dai, non pensarci. Ciao. Come va?
abboccano. Sì, per abboccare abboccano. Anche se non è necessariamente il tipo di pesci che vorrei. Ecco. Visto? Moemi è molto strana. Eh? Io non riesco a capire. Sei tu a gettare la lenza, eppure lei viene a farsi catturare da me. Per quale ragione? Non facci caso. È naturale. Del resto io lo sapevo fin dall'inizio. Ma è assurdo. Come fai a non prendertela? Per cosa? Come per cosa? È semplice. Se lei mi venisse portata via da un altro ragazzo, non lo permetterei. Ma visto che si tratta di te, beh, è diverso. Io non riesco più a capire. Me? Anche, ma soprattutto me. Quando la chiamerai stasera, so che le direi di sì. Come fai ad esserne sicuro? Perché quando qualcosa non ti va, lo dici sempre chiaramente, fa parte del tuo carattere. Se non ti interessa, perché le avresti chiesto tempo per riflettere? Ti prego, dille di sì. Moemi è disperatamente innamorata di te. Ti supplico, Takashi. Esci con lei, impara a volerle bene. È una ragazza eccezionale. Ai! Andiamo! Si torna a casa! Arrivederci e buona pesca! Grazie. Allora, avete finito di parlare? Sì. Ma che cos'è quello? È il regalo di un ammiratore. Su, Yota, a casa, forza! Ci vediamo, Takashi! Aspetta un attimo! Presto, presto, andiamo! Ho capito! Smettila! Telefonale, mi raccomando! Non perdiamo tempo, muoviti! E aspetta! Non ce la faccio più! Questa attesa è interminabile! Yota, dove sei? Yota! Mm? Allora, come va? Sei ancora triste e avvilito per quello che è successo? Perché sei venuta in camera mia? Oh. Scusami. Ma certo, ora ho capito. Sei talmente preoccupata per me che saresti disposta a fare qualunque cosa per consolarmi. È così oppure mi sbaglio? Va al diavolo! Ecco, cosa ci si guadagna a preoccuparsi per gli altri. Pronto? Pronto, Moteuchi. È Moemi. Scusa se ti chiamo a quest'ora. Mimai mi aveva promesso che stasera mi avrebbe telefonato e io mi sento così inquieta. Pronto? Mi senti? Pronto, Moteuchi? Sì, chi è? Che strano. Ma chi è?
Sei tu, Nimai. Perché sei qui? Tieni. Iota, la telefonata di poco fa era... Ho indovinato, Sai, Moemi è strana. È come lo stivale che mi hanno regalato oggi. Lo stivale? Sì, potrebbe impigliarsi al tuo uomo e farsi pescare da te, e invece si è fatta catturare da Takashi. Non sai quello che perdi, Moemi. Il tuo paragone mi ricorda una vecchia favola. C'era una volta un pescatore che, come esca, metteva un vecchio stivale sul suo amo. Grazie a questo stratagemma riusciva a pescare ogni tipo di pesce. Sfortunatamente ce n'era solo uno che non riusciva mai a prendere. Rifletti, sai dirmi quale e perché? No, non lo so. L'amore. L'amore. Sai come si dice? L'amore è un pesce che nessuno cattura e sfugge da qualunque calzatura. Iota. Non fare così. Super ventosa! Allora, non reagisci come fai di solito. Ah, capisco, non sei dell'umore adatto. Sì, sfogati pure, Iota. Piangi quanto vuoi. Sono orgogliosa di te, oggi sei stato ammirevole. Io sono solo una videogirl, ma sarò sempre pronta a consolarti finché il mio tempo me lo permetterà. Sì, finché il mio tempo me lo permetterà. Oh,
Ehi, Iota! Eh? Ascoltami, se ti fa così rabbia, perché non provi a portarmi via Moemi? E come dovrei fare? Non capisci che è impossibile! Toglimi una curiosità, perché quando siamo insieme non fai altro che parlarmi di Iota? Non sarà perché in realtà è lui che ti piace? Dove sei? Dove sei? No, si sbaglia, non è assolutamente così. Anche adesso Iota Moteucci ha bisogno di Ai. Dove sei? Ai! Prossimo episodio, Ai svanisce. Salve a tutti, sono Masakatsu Katsura. Allora, vi è piaciuto l'episodio? Di solito a questo punto c'è un altro breve cartone animato e invece questa volta ci sono io. Sono qui appunto perché voglio parlarvi della versione animata della mia videogirl Ai. Quando io e il regista Ria Kaneda girammo il film Videogirl Ai, pensai immediatamente una cosa, cioè che non ci sarebbe mai stata una versione animata e quindi sono molto felice che invece sia stata realizzata. Credo che siano state le espressioni. Nel fumetto non c'è movimento. Per questo motivo la mia più grande difficoltà l'ho avuta cercando di riprodurre cambiamenti brevissimi d'espressione nel corso di ogni vignetta e di ogni scena. Dato che ormai siamo arrivati alla fine del quarto episodio, vi consiglio sinceramente di non farvi sfuggire gli ultimi due. Saranno importantissimi. Mi aspetto qualcosa di sensazionale, un grosso colpo di scena, anche se in realtà neanch'io so cosa succederà. E sono impaziente di vederlo come voi. Scusa, Nimai. Sì? Dimmi, cosa c'è? Volevo solo sapere se la sciarpa che ti ho regalato per il tuo compleanno ti piace. Sì, perché? Che succede? Ho visto passare un ragazzo che somigliava molto a Moteucci. Ecco, guarda laggiù. Oh, ma dov'è? Ho capito. Prova anche tu a regalare un sogno meraviglioso ai bambini. Invia la tua opera al concorso nazionale Libri Illustrati. Siamo in attesa di opere che sappiano comunicare sentimento e immaginazione. Il primo premio consiste in 1.000.000 di yen. Ti attende un debutto promettente come illustratore. Per informazioni rivolgersi alle edizioni Nishikubo. Attendiamo le vostre opere presso l'ufficio del concorso nazionale Libri Illustrati. Il tempo che posso passare con Iota ormai è quasi finito.
Ai svanisce. Allora? Che c'è? Dimmi. Perché non parli? Ecco, io... Non ti diverti? No, per carità. Soltanto mi sento un po' tesa, ecco tutto. Su, andiamo. Aspetta. Cioè, scusami, mi è sembrato che tu volessi lasciarmi indietro di proposito e mi sono spaventata. Mi farebbe piacere se potessimo camminare fianco a fianco. D'accordo, come vuoi. Vediamo un po', forse è meglio questa gialla, no? Tutto sommato, forse preferisco questa rossa. Uffa, è possibile che non riesco a decidermi questa mattina. Via. Chissà come mi sta. Vediamo. Ecco la dolce Ai, sempre carina ed elegante. Bah, che schifo di vestito. Accidenti, ce ne fosse almeno uno che mi piace. Beh, pazienza, non dimentichiamo che deve piacere a Iota. Ah, ecco fatto. Credo proprio di aver preso tutto il necessario. Moteuchi! La mia Moemi con Takashi. Ah, maledizione, la mia solita sfortuna. Dolce Moemi. Tieni. Ah, grazie. Senti, Moteuchi, puoi farmi un favore? Quando resto da sola con Nimai mi emoziono. Non potresti venire con noi, ne sarei felice. Io non... Dai, ti prego. Ma Nimai... Noi due abbiamo in programma di andare al cinema. Io devo dimenticare per sempre quella ragazza. Ehi, Iota! Ascolta, se ti fa così rabbia, perché non provi a portarmi via Moemi? Ma che dici? Sei impazzito? Come dovrei fare? Come dovrei fare? Non capisci che è impossibile? Non posso! Ma si può sapere che diavolo combina Iota? È da quando è tornato che se ne sta rinchiuso nello studio di suo padre. Ecco, è tutto pronto. Visto che sicuramente starà raccogliendo i pezzetti del suo cuore infranto, gli ho preparato una mega colazione. E per l'occasione ho anche scelto un abito sexy. Lascia intravedere le mutandine come piace a quel porcellone di Iota. Yo, maialino! Ehi, Iota, che succede? Coraggio, Iota, fatti forza! Che male! Mi spiace.
Invece ti chiedo scusa per quello che è successo, ma facevi dei versi strani come se ti stessero torturando. Sì, ma prima di disegnare devo concentrare tutte le mie energie psichiche. Ah, sarà anche vero, però ti assicuro che sembravi completamente rimbambito. Lasciamo stare. Certo che disegnare ti piace da pazzi, giusto, Iota? E devo ammettere che sei bravissimo. Sai, ieri per strada ho visto un concorso per giovani illustratori e mi sono fatto una promessa. Sì, quale? Io giuro che con il mio libro di storie per l'infanzia farò sognare tutti i bambini della Terra. E poi, con la forza delle mie opere, eliminerò per sempre i conflitti del mondo. Anzi, eliminerò quelli di tutto l'universo. Per lasciare spazio ad un sistema regolato dall'amore. Un sistema utopico ma meraviglioso. Darò vita a quello che il genere umano cerca da generazioni. L'eterno Shangri-La! Ah, questo sì che è il vero sogno di un uomo. Ah, la fiamma dell'ispirazione sta bruciando tutte le mie fibre. Che bellezza! Lo dicevo io che eri rimbambito. E poi... E poi quando l'amore ci sfugge non ci rimane che rincorrere i sogni, no? Povero Iota. Vai! Così! Questo è il modo di reagire! Bravo, bravo! Puoi dirlo anche senza colpirmi! È fantastico! Farai sognare tutti i bambini dell'universo con il tuo libro! Piantala! Bene! Di questo passo riuscirai anche a realizzare i tuoi sogni! È meraviglioso! Io sto parlando sul serio! Sì, lo so. Eh? E credo di aver trovato un altro tuo pregio. Nonostante tu fossi così depresso e disperato, hai reagito con un atteggiamento costruttivo. Bravissimo. Grazie, Ai. Sebbene io sia una videogirl, non sono riuscita ad esserti utile, purtroppo. Però ti assicuro che tu potrai sempre contare sul mio aiuto, qualunque cosa ti accadrà. Ti ringrazio. Bene, non voglio farti perdere altro tempo con le mie chiacchiere. Vado di là, eh? D'accordo. Ehi, aspetta. Quel vestito ti sta benissimo. Grazie, Iota. Buon lavoro. Non è vero che non sei riuscita a renderti utile. Non puoi immaginare come mi fai sentire ogni volta che mi dici che hai trovato un altro dei miei pregi. Sì, è una fortuna averti accanto. Forza! Mettiamoci al lavoro! È un adorabile scemotto. Ma cosa? Il tempo di riproduzione già... No, non può essere. Iota! Succede, Ai? Qualcosa non va? No, no, niente! Ma cosa è stato? Però che sollievo! Ormai pensavo che non avrei più rivisto Iota. Ma che cos'ho? No, non può essere. A meno che io, senza accorgermene. Le videogirl non possono e non devono innamorarsi degli uomini. Senti, Nimai, non pensi che ultimamente Moteuchi si comporti in modo un po' strano? Io trovo che abbia un atteggiamento freddo e scostante. Non parla più con me come facevo una volta e non riesco a capire perché. Oh, com'è bella! Sapessi quanto mi piacerebbe averla come regalo di Natale. Nimai! Ma perché mi lasci sola? Nimai, ti prego, aspettami! Eh?
Sei in camera tua? Coraggio. Eccomi, cosa c'è, Iota? Oh? Accidenti, quanti disegni hai fatto? Non male, vero? Credo che sarebbero sufficienti almeno per 10 libri. Sì, però non è la quantità quella che conta. Che rompiscatole, lo so benissimo, grazie infinite. Beh, e allora di cosa avevi bisogno? Ah, sì, scusa, purtroppo ho finito i fogli da disegno. Ti dispiacerebbe andarmeli a comprare? Se interrompessi adesso perderei completamente la concentrazione ed è molto importante. Niente di più facile, non preoccuparti, lascia fare a me. Grazie, Ai, sei fantastica. Io ti amo! Non dire stupidaggini. Eh? Che cosa l'hai preso? Ho detto qualcosa che non va, forse? Qui per la prima volta mi sono dichiarata a te e tu mi hai rifiutata. Ti ricordi? Però dopo, quando ci hai ripensato e mi hai detto di sì, sono stata tanto felice. Posso farti una domanda personale? Dimmi. Dimmi la verità. Io ti piaccio... davvero? Cosa c'è? Non mi vuoi rispondere? Ti risponderò. Ma prima, se non ti dispiace, vorrei fartela io una domanda. Toglimi una curiosità. Perché quando siamo insieme non fai che parlare di Iota? Certo, può darsi che tu non te ne renda neanche conto. Ma non è dovuto al fatto che in realtà è lui il ragazzo che ti piace. Non mi creerebbe nessun problema. Però faresti bene a parlare sinceramente con Iota e assicurarti dei tuoi sentimenti una volta per tutte. Questa è la mia risposta alla tua domanda. Grazie, arrivederci. Iota. Ai non è ancora tornata. Ma dove sarà? Accidenti, mi domando cosa diavolo stia facendo in questo momento. Davvero? Ho capito, grazie. Ma dove può essere finita, Ai? Non avrà sbagliato strada. Conoscendola come la conosco io, probabilmente si sarà fermata da qualche parte. Non posso fermarmi, devo portare questi a Iota. Oh, no!
idiota! Moteucci! Moemi! Scusami, posso parlarti un attimo? Sì. Poco fa ero insieme a Nimai. Con Takashi? E solo oggi per la prima volta si è comportato in un modo incredibilmente gentile con me. Davvero? Ma è fantastico. Da quanto mi ricordo lui non è mai stato troppo gentile con le ragazze. Dici sul serio? Certo. Capisco. Per mia sfortuna, sembra che a Nimai io non interessi affatto come ragazza. Ma... me lo ha confessato lui stesso e mi ha anche consigliato di parlarne con te. E per finire ha aggiunto che in realtà sei tu il ragazzo che mi piace e non lui. No, non può essere. Me lo ha detto con una gentilezza che non mi aveva mai dimostrato prima. Ma ho avuto la sensazione che fosse un'ultima cortesia prima di respingermi. Ah? E dopo essere stata respinta, alla fine io ho dovuto accettare quello che non avrei mai voluto sapere. La verità è che sono innamorata di lui, di una persona che purtroppo non è interessata affatto a me. Ti chiedo scusa se ti disturbo continuamente con i miei stupidi problemi. Non ti arrendere, lotta per lui. La verità è che sono innamorata di lui, di una persona che purtroppo non è interessata affatto a me. È un brutto colpo, ma dopo tutto lo sapevo già. E poi, io sono fortunato. C'è Ai accanto a me. Mi basta tornare a casa per trovarla sempre pronta ad accogliermi con un sorriso. È strano, le luci sono spente. Ciao, sono tornato, Ai! Ma dove sei? Ehi! Si può sapere? Il videoregistratore! No, non è possibile! Dove sei, ehi? Ah! Devo trovarla prima che sia troppo tardi. Vuole già ritirarla nonostante il tempo non sia terminato. Forse farebbe bene a rifletterci. Allontanarla per sempre da Yota Moteucci proprio in questo momento mi sembra un gesto molto crudele. Però è inevitabile. Ai è difettosa. E anche se decidessi di lasciarla al suo fianco, in queste condizioni non gli sarebbe di nessuna utilità. Si sbaglia, non è assolutamente così. Anche adesso quel povero ragazzo ha un disperato bisogno di Ai.
Rispondi, dove sei? Ehi! Ah! D'accordo, ma prima di ritirare Ai, non potrebbe almeno chiederle la sua opinione e i suoi sentimenti in merito? La prego. Decido io quello che bisogna fare. Dopotutto l'ho costruita io. Dove sei? Rispondimi! Dove sei? Ai! Dove sei? Dove sei? Ah! Rispondi! Ah! Ai, sta sparendo! Su, vieni qui, Moteuto. Moemi! Ah! Hai compreso la fragilità e l'inaffidabilità di quella cosa chiamata amore? Ai! Iota! Ti prego, perdonami e non pensare più a me. Devi assolutamente dimenticarmi, ti scongiuro. Vattene via di qui, vattene! Tra poco sparirò, ma non importa. Io non rimpiango nulla. Anche se per un solo piccolo attimo, io ho potuto credere nell'amore. Prossimo episodio, Dolore ai amore. Sono Moriko Sakai e canto Lacrime di Gioia, la canzone di apertura di Video Girl Ai. Anch'io sono una fan di Ai, ho letto il suo fumetto e mi sono incontrata diverse volte con il suo creatore, Masakatsu Katsura. A proposito, mi è arrivata la telefonata, sai, e ti ringrazio tanto. Il fumetto mi è piaciuto moltissimo, anche perché a me piacciono quelli con un bel disegno. Per la verità, anch'io ho disegnato un fumetto che si chiama Noripi, un titolo originale, ma mettiamo da parte questo discorso. Il fumetto mi è piaciuto molto perché è una storia di puro amore e il personaggio dolcissimo di
vecchiai amano, è una figura graziosa che riesce a intenerire il cuore. E poi adesso che è diventato un cartone animato, ho avuto la possibilità di comparire in questo extra. È un cartone fantastico, eccezionale, anche se purtroppo il prossimo episodio è l'ultimo e questo mi fa sentire un po' triste, ma seguiteci fino in fondo, mi raccomando. Anch'io sto aspettando il finale, sperando che per la nostra Ai arrivi tanta felicità e che possa coronare il suo sogno d'amore, ma vi assicuro che comunque vadano le cose continuerò ad essere una sua fan. Ai! Dove sei? Ai! Dove sei finito? Ti prego, rispondimi! Ti supplico, dove sei andata? Ai! Video Shop Gokuraku! Venite fuori! Ai è svanita improvvisamente! Fatevi vedere! Guardate, ho la tessera speciale! Siete stati voi a dirmi che avrei potuto usarla in qualunque momento! Avanti, venite fuori! Ridatemi subito, Ai! Vi prego, ridatemela! Ai, dove sei? Senza di te, io... Dolore, hai amore. Ai, rispondi. Qual è il tuo ruolo? Ma che importanza può avere ormai? Invece di chiedermelo, fammi tornare subito da Iota piuttosto. Rispondi, ai. Il mio ruolo è quello di consolare. Esatto. Tutto quello a cui devi pensare è consolare. Le videogirl devono rappresentare una figura ideale per tutti gli uomini. Tuttavia, cosa sei tu adesso? Provi tristezza, gelosia, tenerezza, proprio come se fossi una ragazza vera. E inoltre,
Come se non bastasse, provi dei sentimenti per quel ragazzo. Ormai tu non sei più in grado di svolgere il tuo compito di video girl. Quindi, per questa ragione, ai amano, io ti ritiro. Occupatene tu. Come desidera. No, per favore, aspetta un momento. Ti prego, aiutami. Devi farmi tornare da Iota di nascosto. Non è possibile, devi rassegnarti. Ma che cosa ne sarà di lui? Sentirà di certo la mia mancanza e adesso mi starà cercando. Ormai avrà smesso di cercarti. Non è vero. È così. Il nostro tempo scorre molto più rapidamente del loro, purtroppo. Devi sapere che per poterti ritirare, il tuo nastro viene mandato avanti veloce. Nel loro mondo è passata una settimana. E Iota avrà già desistito delle ricerche. Inoltre, non dimenticare che quando sei tornata qui, il tuo tempo era prossimo a scadere. Non ci credo. Non si può andare contro il suo volere. Ho paura che non ti rimanga altro che rassegnarti. Mostrami che cosa sta facendo Iota. Voglio vedere se è proprio vero che non senti la mia mancanza. Ascolta. Ti prego. Mi scusi, vorrei un'informazione. Non avrebbe visto per caso questa ragazza? Si chiama Ai e la sto cercando dappertutto. Ma prova in uno studio televisivo, non pensi, tesoro? Iota, sono qui, guardami! Signore, mi scusi, non sa dove potrei trovare questa ragazza. Iota, sono qui, ecco, guardami, sono qui! Ascoltami! Iota, perché non mi senti? Lui mi sta cercando, hai visto? Mi sta cercando! Ti supplico, devo andare da lui. Se sono un fallimento come videogirl, fammi diventare un essere umano. Dopotutto vi chiamano dei, no? Non vi dovrebbe essere difficile. Su, non insistere. Ormai il tuo ritiro è già stato deciso. Io devo vederlo. Ti prego. Io non so. Ti prego. Ah! Ah! Ai, sta sparendo. Allora forse il videoregistratore. Ciao, Iota. Sei qui? Finalmente, ma dov'eri finita? Ti ho cercato dappertutto. Iota, io volevo parlarti almeno un'ultima volta prima di essere ritirata. Ritirata? Ma no, non dire stupidaggini. Il tuo tempo di riproduzione non è ancora... Ascoltami, se una videogirl si innamora, viene immediatamente ritirata. E io mi sono innamorata di te. Ti voglio bene, Iota, tanto, tanto bene. Tu mi vuoi bene? Ai! Iota! Ho ancora bisogno di te! Aspetta!
Io sono Ai Amano, una videogirl. Piacere di conoscerti. Allora, che cosa vogliamo fare? Soddisferò i tuoi desideri fino in fondo. Davvero? Sta tranquillo, Iota, non preoccuparti. Noi videogirl non siamo fatte per innamorarci di qualcuno in particolare. Voleva celebrare il vostro primo appuntamento indossando l'abito che gli hai regalato tu. Sai, Iota, credo di aver trovato un altro dei tuoi pregi. Grazie, Ai. Iota! Iota! Coraggio, svegliati! Ma è tutto a posto? Ti senti bene? Takashi! Dove sono? Cos'è questo? Non spaventarti, credo che si tratti di un video che ha per tema i tuoi sentimenti amorosi. E la ragione per la quale sei arrivato qui è che hai deciso di inseguire una videogirl. Cosa? Una videogirl? E tu come fai a saperlo? Lo so perché è stata proprio lei a raccontarmelo. Davvero? Questo significa che Aya è viva! Sì, è così. Però... È incredibile. Un umano che entra nel videomondo. Davvero interessante. Devo presumere che anche questo sia dovuto a quella strana cosa chiamata amore. Che intende fare? Vediamo fino a che punto può arrivare questo amore. È buffo. Avevo come un presentimento. E così sono arrivato a casa tua proprio nel momento in cui sei stato risucchiato dal televisore. Ora capisco. Così siamo stati praticamente inghiottiti insieme. Come siamo? C'era qualcun altro con te? Sì, Moemi. Eh? Ma non sono più riuscito a trovarla, purtroppo. Che cosa? È assurdo! Vuoi forse dire che hai lasciato quella povera ragazza da sola? Che avrei dovuto fare? Ero molto più preoccupato per te, te lo garantisco. Ma vuoi scherzare? Insomma, sei o non sei il ragazzo di Moemi? Chi altro dovrebbe proteggerla se non lo fai tu, brutto deficiente? Eh? Tu, per esempio, Iota. Da questo momento in poi sarai tu che dovrai proteggere Moemi. Dopotutto, è sempre stato il tuo desiderio, no? È vero. Ma ormai tu e lei, come potrei farlo, scusa? Cos'ha di speciale una videogirl? Come? Allora vuol dire che mi spiegherò meglio. Sei innamorato di Ai? Cos'ha di speciale? Beh, innanzitutto, lei è... Beh, insomma, è... Non lo so. Su, non fare il bambino. Dunque, ad esempio, lei mi prepara da mangiare e... Quando sono depresso, sta sempre ad ascoltarmi. Se è solo per questo, anche Moemi potrebbe farlo. Certo, però vedi... E per di più, lei sarà accanto a te per tutta la vita. Takashi, che cosa vuoi dire esattamente? Rispondi! Una videogirl è un sogno di una notte, destinato a svanire all'alba. Allora, cosa hai deciso? Chi vuoi andare a cercare, Moemi o una videogirl? Finché i tuoi sentimenti saranno così indecisi, non potrai incontrare né l'una né l'altra. Takashi! Ma dove sei? Takashi! Ma dove sono?
dove sono? Moteucci! Moemi! Finalmente! Sono così felice di averti trovato. Ti ho cercato dappertutto, ero disperata. Oh? Sai, quando sono rimasta da sola, ho sentito improvvisamente il disperato desiderio di incontrarti. E così ho continuato a cercarti. Anch'io, Moemi, mi mancavi. Veramente? Chi vuoi andare a cercare, Moemi o una videogirl? Finché i tuoi sentimenti saranno così indecisi, non potrai incontrare né l'una né l'altra. Se ho incontrato Moemi, significa che i miei sentimenti sono rivolti a lei. Ma se è così, allora hai. Per quale motivo sarei venuto qui? Moteucci! Eh? Dai, riportami subito a casa. Dopotutto, questo è un mondo che hai creato tu, no? Quindi basta che tu lo voglia e possiamo tornare. Sì, certo, ma c'è ancora qualcosa che devo fare qui io. La verità è che mi sono innamorata di te, Moteucci. Ma che stai dicendo? È proprio così. Io ti amo, capisci? È pazzesco! Non ricordi che sei la ragazza di Takashi? Sicuro. Però adesso mi piaci tu perché sei qui con me. Non mentire, anche per te è lo stesso. È molto semplice. Quando Ai ti è vicina, ti piace lei. Mentre quando ti sono vicina io... A me fa piacere che tu provi questi sentimenti nei miei confronti, però non trovi che sia un modo di pensare sbagliato? Credi che l'amore sia qualcosa di così sicuro? Ti sbagli, non è così. Sono le circostanze a modificarlo. È inutile pretendere certezze dall'amore. E allora... Invece di tormentarsi tanto, non credi che sia meglio divertirsi? Su, vieni qui. No, Moemi! Sta lontana! Sta lontana! Non ti avvicinare, eh? Vieni! No, non ti avvicinare! Non ti avvicinare! Sta lontana! Cosa sta succedendo qui? Chi è? Chi fa questo? Chi è? Eccomi, adesso vengo a salvarti. Io sono il creatore di I Am. Allora sei tu! Sei tu che hai fatto tutto questo, Ai! Già, e sei stato tu a prenderti gioco di me con i fantasmi di Takashi e Moemi!
Hai compreso adesso la fragilità e l'inaffidabilità di quella cosa chiamata amore? Sta zitto, maledetto! Io proteggerò Ai a tutti i costi! Ai! Sto arrivando! Ah! 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 Questo dolore è atroce, è insopportabile. Pazzo, non hai ancora capito che questa scalinata è la materializzazione dei tuoi sentimenti? Cosa? È fragile, doloroso, perennemente instabile. Questo è il tuo amore. Ho capito. Questo dolore è il dolore dell'amore, ma andrò avanti. Credi che ne valga veramente la pena? Pensaci bene prima di proseguire. Quei gradini potrebbero sparire tra un istante e nulla ti assicura che ti porteranno da Ayamano. Tu sei davvero certo che i sentimenti che provi per quella ragazza non siano invece soltanto una mera illusione? Yota! Aiutami! Guarda come sei ridotto. Guarda il tuo aspetto lacero e miserabile. È questo quello che si ottiene lasciandosi dominare da quella cosa chiamata amore? Sparirà all'istante e potrai tornare nel tuo mondo. Lasciati andare. No! No, non lo farò! Perché il mio amore è amore vero! È amore vero! No! Ce l'ho fatta, sono arrivato. Yota! Ti prego, rispondimi! È incomprensibile. Vuole donare il proprio amore ad una videogirl già destinata a sparire. Cosa posso farci se mi sono innamorato di lei? No! Sta attento, scappa! No! 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 Solo piccolo attimo. Io ho potuto
credere nell'amore. Crederci, credere nell'amore. Al mondo non c'è nulla di sicuro, di certo. Ma io, anche se solo per ora, soltanto per questo istante, io ti amo! Io ti amo! Oh, Yata! Ah, sei con me e adesso può anche sparire tutto! Lo pensai, anche se solamente per un istante pensai che tutto poteva anche sparire, lasciando solo me e Ai. Ma poi, dato che fu soltanto per un istante, il mondo tornò come era prima.